Bella ragazzi, qui Salti 4 Ero, ci siamo tornati su Passaggio TV. Questo nuovo video dove vi mostrerò come poter attivare la corrente e successivamente il pack a punch sulla nuovissima mappa zombie The Darkest Shore. Per la corrente bastano due semplici passaggi, infatti gli interruttori da attivare sono sostanzialmente due. Partendo qui dall'inizio, dalla prima stanza dove c'è la balena, il primo interruttore si troverà praticamente qui sopra, salendo queste scale. Poi scendendo da questa scalinata sulla destra possiamo trovare il primo interruttore da attivare, quindi interagite con il tasto azione quadrato X o F e così avete attivato il primo di due interruttori presenti sulla mappa. Per il secondo interruttore invece andate avanti su questo percorso dritto sotto queste porte e poi una volta ritrovati qui dove c'è questa specie di, non so, dall'idea di un Grand Canyon, salite queste scale e entrate dentro questa porta qui con questi segnali, queste due frecce che indicano, cioè no, una indica a destra e una a sinistra, e qui ci sarà la porta da aprire a 1250 crediti che prima non poteva essere aperta se non attivavate l'interruttore di prima. Quindi continuate sempre qua avanti in questo bunker e sempre al costo di 1250 crediti, quindi fatevi un po' il conto voi, vi serviranno diversi crediti per aprire tutte queste porte. Qua l'ultima da 1500 e sulla sinistra dentro questa stanza si troverà il secondo interruttore per poter attivare la corrente completa nella mappa e quindi poter utilizzare tutti diciamo i gadget e gli accessori che richiedono elettricità sulla mappa. Diciamo questo è il passo fondamentale per giocare alla mappa. Adesso per sbloccare il pack a punch sarà necessario collezionare tre pezzi che possiamo trovare nelle miniere, nei percorsi dei minecart, che sono esattamente tre e ogni punto d'accesso ha un colore blu, verde e rosso. Quindi per ottenere i tre pezzi basterà fare tutti e tre i tragitti, ovvero blu verde, rosso verde e verde blu. Per poter cambiare il percorso, all'inizio di ogni punto d'accesso del minecart c'è una leva che, se spostata, inverte il percorso o a destra o a sinistra, diciamo. Quindi entrate dentro il minecart e verso metà percorso potrete notare una capsula verde che dovrete raccogliere con il tasto azione quadrato X o F. Due capsule si trovano per terra, quindi sono difficili da vedere, mentre un'altra la possiamo trovare sopra un paletto, diciamo, a fianco al percorso del minecart, e sarà molto semplice da prendere. Quindi una volta collezionate queste tre capsule, rechiamoci nei pressi del pack a punch, che sarebbe in questa zona qui dove ci sono queste scale. Alla fine di queste scale possiamo vedere che in questo contenitore c'è già una capsula verde, infatti quelle mancanti saranno le tre che abbiamo appena raccolto. Piazzate le tre rimanenti capsule e il pack a punch sarà aperto. Come in tutte le altre mappe, il pack a punch funziona allo stesso modo, permette di potenziare l'arma al costo di 5000 crediti. E se avete finito i colpi dell'arma potenziata al costo di 4000 crediti, sempre recandovi al pack a punch con l'arma equipaggiata, potrete comprare le munizioni al costo appunto di 4000 crediti. Sul canale potete trovare tanti altri video tutorial di questa mappa, infatti oggi stesso vi porterò altri tutorial su come ad esempio potenziare l'arma speciale e costruire appunto l'arma speciale di questa mappa. Quindi se non siete ancora iscritti, io vi consiglio di iscrivervi per non perdervi i prossimi video, lasciate un mi piace e condividete questo video anche con i vostri amici per mostrargli appunto come poter fare questi passaggi che magari loro non conoscono. E quindi noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, bella!